come avete letto dal titolo, ci spariamo un TMI Travel Tag. Cercavo un video leggero dedicato ai viaggi da lasciarvi mentre io sono in giro. Ciao! E ho trovato questo sul canale di Charlie Grace, che è una ragazza inglese, vi lascio il suo canale linkato qua sotto, e ho pensato che queste 20 domande potessero fare al caso nostro. Ho detto 20, vediamo di fare in fretta. Qual è l'ultima nazione che hai visitato? Dunque, se non vado errata, dovrebbe essere stata la Francia con Parigi durante la nostra baby moon, quindi novembre 2014. Che tristezza. Quanti paesi hai visitato? Facciamo un conto. Allora, gli Stati Uniti, il Canada, e per quel continente siamo a posto. Mauritius, e in Europa ho fatto Portogallo, Francia, Spagna, Germania, Austria, Regno Unito, Finlandia, siamo a 10, Croazia, 11, Grecia, 12, Malta, 13, Egitto, 14, forse 14, Barbados, 15, 15. Qual è il tuo posto preferito sul pianeta nel quale sei stato? Serve che vi dica New York? Non serve che vi dica New York, vero? New York! Il tuo posto preferito nella tua nazione? Dunque, ce ne sono parecchie di città che mi piacciono molto in Italia. Se dovessi sceglierne una, forse direi Firenze, perché è uno di quei posti dove c'è tanto da vedere e si mangia da Dio. Sì, forse Firenze. Se potessi imbarcarti su un aereo ora, dove andresti? Stati Uniti. Una meta qualsiasi all'interno degli Stati Uniti. Magari una di quelle che non ho ancora visto, a meno che non si tratti di New York, in quel caso sarei disposta a ritornarci. Cosa preferisci? Una vacanza tranquilla di tipo tropicale? Una sciata in montagna o una gita di tipo culturale in una città? Città. Città tutta la vita, possibilmente città grandi e città con un sacco di cose da fare. I tuoi tre oggetti must have nel bagaglio a mano. Dunque, un libro, la mascherina per dormire e l'acqua termale spray. Qualche consiglio di viaggio da condividere? Sì, valigia con le ruote, sempre, anche i bagagli a mano nel mio caso. E portatevi sempre un cambio nel bagaglio a mano, così se vi perdono la valigia avete almeno un cambio completo, e se state andando in un posto di mare mettete il costume, uno dei costumi all'interno del bagaglio a mano, così male che vi vada riuscite ad andare in spiaggia. E ricordatevi caricabatterie e gli adattatori per le spine della corrente. Il momento più imbarazzante all'estero? Ma allora, sono stata abbastanza fortunata, non ho ricordi drammatici. È stato divertente quando siamo stati a New York la prima volta avere a che fare con i ragazzi di Starbucks che poverini cercavano di chiedermi se volevo la panna montata sopra il mio mocacino, e usavano un termine che è whip, che io conoscevo anche, ma che vi giuro non riuscivo a inserire nella frase. Io ero appena atterrata dall'intercontinentale, la prima cosa che volevo era soltanto un caffè, quindi sono entrata da Starbucks ancora intontita e gli ho chiesto un caffè, e loro sembrava che mi stessero abbaiando di risposte, io tipo ero lì, no, dammi il mio caffè, non farmi domande, dammi solo il mio caffè. Ed è stato un po' imbarazzante, poverino. La tua più grande delusione? Ma in realtà non ho ricordi di grandi delusioni. Mi sono piaciuti abbastanza tutti i posti che abbiamo visitato. Entro sempre in un mood molto positivo quando viaggio, quindi di base mi adatto anche a situazioni strane.
La sorpresa più bella. La sorpresa più bella per quel che mi riguarda è stata Mauritius. Mauritius, che è stata un compromesso perché avevamo fatto come luna di miele 15 giorni di tour delle città degli Stati Uniti, che era stato un tour de force, e mister marito voleva fare anche un po' di mare, e quindi abbiamo fatto 10 giorni di mare, poi 6 mesi dopo, e siamo andati a Mauritius. E io avevo paura che fosse la classica meta da spiaggia e non c'è niente da fare, mentre invece è un'isola ricca di attrattive anche culturali, di cose da vedere, di attività da svolgere, e veramente è stata una bellissima sorpresa. Tre posti in cima alla tua lista dei viaggi. Allora, le Hawaii, gli Stati Uniti again and again and again and again, e il Nord Europa, Svezia, Norvegia, Islanda. Conta come una meta? Facciamola contare come una meta. La scoperta culinaria, il pesce volante fritto. A Barbados c'era questa specialità locale che è praticamente sono dei pesciolini che loro friggono interi. Il pesce volante è buonissimo, una grandissima scoperta. Io mi sono cibata di pesce volante fritto praticamente per tutta la vacanza. Perché viaggi? Questa è una domanda veramente su cui ci si potrebbero scrivere dei libri. Viaggio perché mi offre la possibilità di scoprire cose nuove, di vedere posti nuovi, di entrare in contatto con realtà diverse e di ampliare il mio universo mentale e di esperienze. Secondo me è una cosa che tutti dovrebbero fare. Tre cose che ti porteresti in vacanza se potessi. Dunque, cose che non mi posso portare in vacanza ma che mi porterei. Il mio armadio, ma non tanto perché ho bisogno di tanta roba, ma perché decidere in anticipo l'umore che avrò in vacanza e quello che vorrò mettermi è sempre molto complicato. Per la stessa motivazione un cambio infinito, tipo la mia scarpiera, perché anche lì dipende molto, magari le scarpe che metto il primo giorno mi lasciano dei segni per cui poi soffro tutta la vacanza e non ho scarpe che non tocchino in quel punto. Molto complicato. Basta, non mi viene in mente nient'altro che porterei che non posso portare con me. In realtà non, questa domanda non... Perché ho visto la risposta degli altri, sono state tipo il letto, il materasso, io mangio di tutto, dormo dappertutto. Una persona strana. Sono tanto viziata a casa quanto mi adatto bene purché mi carichiate su un aereo e mi facciate andare da qualche parte. Qualcosa che hai imparato a livello linguistico viaggiando? Io ho imparato tantissimo, soprattutto nei viaggi negli Stati Uniti. Il mio inglese è cambiato radicalmente e ogni volta che vado imparo qualcosa di nuovo, qualche modo di dire o qualche espressione, qualche modo di usare i verbi. È fantastico, è meraviglioso. E poi ho imparato qualche espressione caraibica tipo a Barbados o qualche modo di dire indiano a Mauritius. Ecco perché viaggio, perché ti lascia dei segni che poi non ti accorgi neanche che ti abbia lasciato. Due posti nei quali non torneresti e perché? Allora, non tornerei a Barbados perché noi abbiamo beccato probabilmente la settimana sbagliata e ha piovuto e non era il tempo giusto e quant'altro, ma ha rispecchiato quella che era la mia idea, ovvero un posto di solo mare, con un mare molto bello, ma non è una meta nella quale tornerei perché non si confà alle mie aspirazioni di viaggio. E un posto dove non tornerei è molto probabilmente Filadelfia, perché avevo delle aspettative piuttosto alte e non mi è piaciuta. No, di tutte le città visitate nel viaggio di nozze, Filadelfia è forse quella che mi ha deluso di più. Il tuo compagno di viaggio ideale? Allora, dovrei dire mister marito, perché in effetti è molto bravo, mi lascia fare i programmi, mi lascia fare i piani, mi segue, si adatta alle mie esigenze. Però è polemico perché è mio marito e quindi non può dire sì 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 ed essere entusiasta. Il mio compagno di viaggio ideale magari sarà Gregorio, staremo a vedere. Comunque, come caratteristiche dovrebbe avere l'entusiasmo di voler viaggiare, ma al tempo stesso la voglia di lasciar fare a me la parte organizzativa perché mi piace troppo. E dovrebbe essere uno di quelli che viaggia leggero ma si porta dietro le valigie grandi, così io poi ho posto per sconfinare con gli acquisti nelle sue. Segnatevela, questa è molto utile. In effetti
effetti Mister Marito è un po' così. Il momento di viaggio più surreale che hai vissuto? Allora, ce ne sono stati un paio. Uno è stato quando siamo stati bloccati per ore e ore all'aeroporto di Washington, di San Francisco, cos'era? Los Angeles, tornando dalla California, sì, quindi Los Angeles, aspettavamo l'intercontinentale e prima c'è stato un ritardo, poi un altro ritardo, poi tutto il terminal si è fermato perché i server di Air France erano andati in down e quindi non riuscivano più a far decollare nulla e il terminal si è riempito di gente che non riusciva più a partire. Lì è stato un momento abbastanza surreale, tanto quanto arrivati a Parigi, quando il nostro volo l'avevamo perso, non c'erano più posti per Verona e avendole spiegato dov'era Verona, la ragazza di Air France voleva mandarci a Roma e poi farci prendere un treno per Verona invece che mandarci a Venezia perché secondo lei era più pratico. Surreale. Ma anche particolarmente surreale è stato a Mauritius, eravamo in quattro, due coppie, abbiamo preso un taxi per andare a fare una visita, volevamo andare a visitare un posto, quindi abbiamo preso il taxi mettendoci d'accordo col tassista perché ci facesse fare un giro, ci accompagnasse in giro tutta la giornata e dopo, non so, un chilometro di strada gli suona il telefono, questo inchioda in mezzo alla strada, si mette a litigare al telefono. Poi in 25 secondi arriva un altro tassista che ci fa scendere da quel taxi, salire sul suo perché tipo non aveva rispettato il turno, toccava a quell'altro prendere in carico il cliente, una cosa del genere, quindi una begata tassisti di cui noi non abbiamo capito niente se non che questo ci stava scaricando in mezzo alla strada per farci salire col suo collega, tipo. È stato un po' surreale anche quello. Persone che vorresti vedere fare questo tag e quindi siamo arrivati al momento drammatico del tag a qualcuno. È troppo complicato per me, nel senso che chi ha voglia di farlo e di condividere le esperienze di viaggio lo faccia. Però ci sono due persone che hanno un canale e che vorrei vedere alle prese con queste domande e sono la Vale Emanuel di Travel Trek. Sappiate che aspetto la vostra risposta. Anzi, le vostre 19 risposte. Bene, io ho finito, direi che siamo a posto. Scusate se ho usato un tono basso, ma c'è Gregorio che pisola di là. E la radiolina era scarica e quindi devo lasciare la porta aperta, ma Gregorio dorme dietro questa parete di cartongesso, quindi se io urlo, si sveglia, è scritto. Quindi, fatemi sapere le vostre risposte qua sotto. E fatemi sapere dove andrete in vacanza quest'estate, che sono super curiosa e magari aggiungo mete alla mia lista di destinazioni. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!